in corso, siamo tutti a disposizione e cerchiamo sempre di fare il meglio per il Trapani. Ok. Sono d'accordo anch'io. Siamo una vasta rosa fatta di grandi giocatori, perciò innanzitutto ti ringrazio per i complimenti e niente. L'importante è l'unica cosa che conta, avendo una rosa così vasta, fatta di 27 giocatori, che chi gioca, chi subentra, chi non gioca, chi fa parte del gruppo deve essere unito e deve avere sempre la mentalità, perché la mentalità è quella che ci aiuta a fare una grande stagione e a far diventare questa squadra ancora più forte. Meno male è stato bravo Tana a prendersi il rigore, almeno abbiamo rimesso la partita in piedi, perché diciamo abbiamo avuto anche, diciamo tra virgolette, un bel po' di sfiga oggi. Già dalla trasversa di Fabrizio nel primo tempo, la palla di Musso che è uscita di niente, la traversa mia che non so se è entrata, se ha sbattuto sulla linea. Quindi tanti episodi che ci stanno girando a sfavore, però bisogna andare avanti, lavorare, testa bassa e cercare di andare a vincere a Locri. Vabbè, mi aggancio a lui sul fatto che una qualsiasi altra squadra sull'1-0 così all'ultimo minuto, no? Nei minuti di recupero, non so se avrebbe reagito, non so cosa avrebbe potuto fare, no? Noi invece, che abbiamo fatto? Abbiamo preso la palla, abbiamo sicuramente contestato in maniera viva il gol che avevamo preso e ci siamo rimboccati le maniche e siamo andati a fare l'1-1. Perché abbiamo mentalità, abbiamo fame, vogliamo fare una grande stagione, tutti quanti. Quindi, premetto che questo discorso lo faccio perché affinché tutte le persone che ci sono attorno possano capire la nostra determinazione, la nostra forza di volontà, perché se non ci fosse stata quella oggi non avremmo pareggiato, e la nostra fame di fare una grandissima stagione, che vinceremo, non vinceremo, quello che succede. Però l'importante è che per questa piazza, per Trapani, diamo il cuore, l'anima e facciamo stare bene tutti affinché nessuno ci può dire niente a fine partita. Sono cose che succedono in campo a fine partita. Però diciamo, tu ce l'avevi in Ci particolar modo. siamo salutati fuori. Siamo a Trapani, ricordo questo a chiunque viene qua, non siamo chissà dove. Quindi se vengono qua, massimo rispetto, in punta di piedi e avanti tutta. Però non ci vuoi raccontare cosa è successo, Ma non è successo no? nulla, Ho più che altro. capito, vabbè. Non è successo nulla di particolare. Vabbè. Non è entrata la polizia, non è entrata Ci un'ambulanza, mancherebbe, quindi ci mancherebbe. Solo parole volate a mente nervosismo calda. post partita, ci stavano che entrambe le squadre volevano vincere. No, può essere una cosa positiva perché giustamente finisce una partita e già dal giorno dopo ti devi già mentalizzare sull'altra. Ci possono essere i pro e i contro magari perché non ci possiamo tanto allenare e preparare bene la partita come vogliamo, però dall'altra parte, vedendo oggi abbiamo pareggiato, c'è tanta amarezza, siamo tanto incazzati, diciamo, però da domani almeno abbiamo già in testa il Locri, siamo già indirizzati ad andare là e provare a vincere. Questo è una cosa positiva, diciamo. E allora, no, vabbè, di che stiamo parlando? Allora, non è che regaliamo i primi tempi, cioè, sicuramente ragazzi, la partita è fatta 40 e 40, 45-45 minuti. Il nostro intento è sempre quello di a casa nostra partire a valanga, no? A valanga, e siamo tutti felici e contenti, però. Ripeto, lavoriamo, stiamo lavorando tantissimo dal primo giorno di ritiro, dal primo giorno che siamo arrivati qua. Lavoriamo tantissimo, miglioriamo, ci parliamo, non è che stiamo a tenerci le cose per noi. Dialoghiamo, noi grandi, lo staff, per migliorarci e arrivare alla perfezione. A chi viene qua al provinciale,